Salve a tutti letterati e letterate, bentornati su questo canale. Prosegue il nostro viaggio con la lettura della Divina Commedia. Inferno, canti 6 e 10. Canto numero 6. Dante e Virgilio si trovano nel girone dei golosi. Questi sono costretti a restare immersi nel fango causato da una pioggia incessante e sono morsi da un cane a tre teste. Si tratta di Cerbero. È qui che Dante incontra Ciacco, un goloso, probabilmente un cittadino fiorentino molto conosciuto all'epoca, e chiede informazioni su Firenze, sul futuro di Firenze. Il sesto canto di ogni cantica è ad argomento politico. Parlando della politica fiorentina, Ciacco preannuncia la sconfitta dei Guelfi Bianchi e il loro esilio. Più non ti dico e più non ti rispondo. Canto numero 7. All'inizio del canto i due poeti incontrano Pluto, custode del quarto cerchio. Qui scontano la loro pena, avari e prodighi. Come tutti i diavoli dell'inferno, anche Pluto si oppone al passaggio di Dante. Papè Satan a Leppe, esclama Pluto. Taci, maledetto lupo, risponde Virgilio, non è senza cagion andare al cupo. Vuolsi nell'alto, laddove Michele fe la vendetta del superbo strupo. Il superbo strupo è ovviamente un riferimento a Satana. Qui vidi gente più che altrove troppa, e d'una parte e dall'altra, con grand'urli voltando pesi per forza di poppa. Percoteansi incontro e poscia pur lì si rivolgea ciascun voltando retro, gridando: Perché tieni e perché burli? Il sasso è allegoria della ricchezza materiale. La discussione prosegue con una digressione sul significato della fortuna. Ovviamente, essendo anche un cristiano, Dante interpreta in senso cristiano la dea Fortuna. L'uomo non può nulla contro la fortuna. Questi è infatti un'intelligenza angelica esecutrice della volontà divina. I due poeti arrivano poi sulla riva di una palude, un tristo ruscello, cui erano immerse le anime degli iracondi. Il sospiro degli iracondi immersi nelle acque dello Stige fa gorgogliare la superficie dell'acqua. I due poeti vengono poi ai piedi di una torre da cui devono attraversare lo Stige. Canto numero 8. Con l'aiuto del demone Phlegias, i due poeti attraversano lo Stige. Mentre attraversano il fiume, Dante ingaggia un alterco con una delle anime degli iracondi. Chi sei tu che viene anzi ora? Si vegno non rimango, ma tu chi sei che si sei fatto brutto? Rispose: Vedi che sono un che piango, e io a lui, con piangere e con lutto, spirito maledetto, ti rimani, chi ti riconosco, ancor si è lordo tutto. È Filippo Argenti, la cui famiglia era stata acerrima nemica di Dante in vita. Si narra anche che schiaffeggiò il poeta in un'occasione. Terminato il litigio con l'Argenti, la imbarcazione si appressa alla città che ha nome Dite, coi gravi cittadini col grande suolo, che ovviamente si ribellano al fatto che Dante voglia entrare all'inferno ancora in vita. Virgilio lascia quindi solo Dante per parlare con i diavoli, ma non vi riesce a convincerli e Dante si deve rassegnare momentaneamente. Siamo al canto 9. Non potendo varcare le porte di Dite, i due poeti attendono che un messo celeste interceda per far proseguire loro il viaggio. Ma gli imprevisti non arrivano mai da soli. Di conseguenza si apprestano alla città infernale le tre furie, Megera, Aletto e Tesifone, cui si aggiunge Medusa, che può, con lo sguardo, pietrificare Dante. Ma arriva per fortuna il messo celeste, che caccia i demoni e dà accesso alla città di Dite. Il fatto che Virgilio, che impersonifica la ragione, non sia riuscito a ottenere l'accesso alla città è molto interessante. La ragione umana non può tutto e laddove deve arrestarsi interviene la fede di Dio. I due viandanti proseguono quindi il loro viaggio e arrivano a oltrepassare le mura di Dite. Oltrepassate le mura cittadine, i due si trovano davanti a una spianata di tombe, quando all'improvviso da una di loro una voce prega Dante di fermarsi. O tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. È Farinata degli Uberti, fiorentino di parte ghibellina, accusato di eresia in un processo celebrato postumo.
Dante lo pone tra gli epicurei, cioè coloro che negavano l'esistenza dell'anima e che proprio per questo giacciono all'inferno in una tomba. Farinata, seppure condannato all'inferno, mantiene la fierezza della sua figura, ricordando a Dante di aver più volte mandato in esilio i suoi avi di parte guelfa. Alla discussione si intromette Cavalcante dei Cavalcanti, padre di Guido Cavalcanti, che chiede a Dante il perché il figlio non si trovi con lui. Cavalcante teme che il figlio sia morto. Ciò accade perché le anime infernali possono vedere il futuro ma non il presente. Tornando a Farinata, il poeta non si accanisce troppo contro di lui, anzi ne ricorda la difesa della città di Firenze alla battaglia di Montaperti. Egli predice poi l'esilio del poeta, ma non 50 volte sia raccesa la faccia della donna che qui regge che tu saprai quanto quell'arte pesa, cioè l'arte di ritornare dall'esilio. Non saranno trascorsi 4 anni da quando è ambientata la Divina Commedia che il poeta dovrà andare in esilio. La mente tua conservi quel ch'udito hai contra te, lo ammonisce Virgilio. Ehi, questo video non si è fatto da solo. Lascia un like e iscriviti al canale per ricompensarmi del mio lavoro.